Voglio un volo, vai, 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 qui a macchina. Porca troia, ma fanculo. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Sono FaviJ ed oggi siamo in un nuovo vlog. Allora ragazzi, vorrei iniziare questo vlog soffermandomi tantissimo sul primo punto dei vlog, che di solito lo faccio, ma lo faccio abbastanza in fretta. Ma questa volta voglio veramente soffermarmi sulla fanart della settimana, che questa settimana è stata vinta da Tember, che... o Tamber, non so come si pronuncia, Tamburo. E ragazzi, la cosa in particolare è che questa fanart la giudico la fanart più bella che mi abbiano mai fatto, ed è questa. Ed è assurda, cazzo, sembra, vi giuro, sembra una foto. Io all'inizio pensavo avesse utilizzato un programma di quelli per... cioè per convertire le foto in disegni, ma non è così, ve lo assicuro. Complimenti quindi Tember, perché il posto della fanart della settimana te lo sei meritatissimo. Comunque ragazzi, passando alle news del canale, volevo dirvi un paio di cose abbastanza importanti. Allora, la prima, allora oggi è venerdì, che voi state vedendo il... perché faccio così, che è bruttissimo come gesto. Quindi ragazzi, oggi che è venerdì, praticamente voi state vedendo il vlog, io da maledetto sto registrando i video del weekend, perché dato che sono a Lucca Comics non posso registrare video perché sono via. Ma nonostante questo, sia sabato che domenica ci saranno tranquillamente i video, compreso Happy Wheels, quindi state tranquilli. Una news importante ragazzi, che ho scoperto giusto oggi, è che sta per uscire, non so quando di preciso, ma uscirà a breve il DLC di Outlast. Cioè vuol dire che ci sarà un'altra storia di Outlast che stanno sviluppando gli sviluppatori del gioco. Quindi tra non molto vi troverete di nuovo in quel diamine di manicomio. Ragazzi, non avete idea di come ero felice quando ho saputo la notizia. Vaffanculo. Comunque ragazzi, la verità è che ho fatto uscire questo vlog abbastanza... cioè allora, il vlog precedente l'ho fatto uscire martedì, che in genere esce sabato. Questo vlog l'ho fatto uscire venerdì, che in genere esce sabato. Questo perché, ragazzi, non ci crederete mai, ma proprio mai, non ci potreste mai credere, ma non c'ho più spazio in camera per tenere i pacchi. Visto che mi devo liberare di un casino di pacchi, ho deciso di aprirne altri tre, che sono questi, sono enormi. Non mi stanno, maledizione. Aspettate che faccio l'equilibrista. Ok, ok, ci sono, perfetto. Ragazzi, devo aprire assolutamente tre pacchi, perché qui non vado più avanti. Quindi ragazzi, vedo di descatolare prima questi, perché sennò tra un po' devo assumere un vigile a tempo pieno in camera mia, perché non si può più circolare, cazzo. La cosa bella di sto pacco è che è praticamente in una scatola delle Converse, cioè sarebbero un paio di scarpe in teoria. Non so se effettivamente mi avete inviato le scarpe, nel caso grazie mille. Spero non sia un altro pollo di gomma, perché altrimenti li ammazzo tutti e due. Mio Dio. Ragazzi, no, no, io non ci posso credere. Non ci posso credere. La Nutella con il mio... no, questa è fantastica, ragazzi, dove l'avete presa? Questa si chiama Nutella, cazzo. Anzi, si chiama Lorenzo, in dir la verità, piacere. Mi chiamo anch'io Lorenzo. Comunque ragazzi, la Nutella è fantastica. Direi di passare al prossimo pacco. Ovviamente ce ne sono altri due. Questo è un po' più piccolino e questo è fottutamente enorme, quindi direi di aprirlo dopo. Spero che i regali ti piacciono, vai matti. Cioè, regali, cioè significa che ce n'è più di uno. Ragazzi, nei pacchi enormi ce n'è sempre uno, in quelli piccoli ce ne sono 50. Non me la spiegherò mai sta cosa, ma comunque va bene. Ma quanta cazzo di roba c'è qua dentro? No ragazzi, c'è un miliardo di cose qua dentro. Cioè, allora, una fanart tra l'altro fantastica di me con in bocca Cat Mario. No, questa è epica, grazie mille. Un poster, che credo sia un poster, non so che cos'è, aspettate un secondo. Ci sono... c'è un poster dei cavalli. Grazie, grazie mille amico mio. Era la cosa che desideravo sin da bambino. Un mini poster con i cavalli. Cioè, finalmente la mia vita è fottutamente completa. Ma no, c'è qualcosa qua dietro. Oggi mi iscrivo al tuo canale, grazie mille. Viva FaviJ, grazie. Ecco, da questa parte mi piace molto di più. Comunque, apprezzo anche i cavalli. Una bandiera del circo. Grazie mille per la bandiera, amico mio. Ho sempre desiderato andare al circo. Poi c'è la testa di una tigre. Ragazzi, abbiamo un coccodrillo. No, no, aspettate, è un'iguana. E poi c'è questo braccialetto con un cuore bellissimo, che penso sia una dichiarazione esplicita. E ti amo anch'io. Inviarmi un'iguana è stata la cosa più romantica che qualcuno abbia mai fatto per me. Grazie mille. E direi con questo di passare all'ultimo pacco, ragazzi, che è il più grande, che mi ingombrava parecchio la stanza, ed è per questo che ho dovuto fare il vlog praticamente. Speriamo ci sia una tigre in sto fottuto pacco. Maledizione. Ce la posso fare, eh.
Madonna. Mezz'ora per aprire un fottuto pacco. Maledizio, non ci sono. Cos'è sta roba? È una... Mi avete inviato un Xbox 360? E ci siamo! Abbiamo trovato Taz! Che cazzo ci fa Taz in una... in una scatola dell'Xbox 360? Non lo so. Ma Taz è epico! Io non ci credo! Mi avete inviato un DVD di Antonio Casanova! Perché mi avete inviato un DVD di Antonio Casanova, ragazzi? Che cazzo me ne faccio? Dopodiché abbiamo un comodissimo cesso. È un cesso hippie. Dobbiamo specificare se non va bene. Con comodo tavolozzo. Ma che cazzo è sta roba? C'è la tavolozza di Cat Mario, fantastico. Il cat chest. Un cuore a pixel. Sono troppo piccolo, yeah, mi piace fare figo, ma non sono tuo amico. Spegni quella play, va su YouTube e guarda soltanto FaviJ. No, questo non lo faccio. Comunque, ragazzi, detto questo, direi di passare a Favi risponde. La collanina me la tengo perché è fantastica, anche se di plastica. No, vabbè, basta. Ciao pennarello, quante magliette riesci ad indossare? 1, 2, 3, 4. Che cazzo? 5, cazzo, sembro palestrato, porca troia. Aspettate un attimo. Adesso in avanti vado in giro con 5 magliette addosso. Funziona. 6, 7, 8. Questo è il mio pigiama, ragazzi. Non si sa come mai, ma avete mai visto un fusto così indossare un pigiama del genere? Vabbè, ragazzi, direi basta, perché sennò devo ripiegare 250 miliardi di maglie. Però, ragazzi, nei prossimi vlog sta sfida la voglio rifare. La voglio rifare veramente bene. Aspettatevi di vederne 300 di maglie. Maxer Shadow Channel, perché non ti cambia mezz'aria facendo un giro di 360 gradi? Niccolò Signoretta, FaviJ, secondo te qual è l'horror più spaventoso che hai fatto? Tempo fa ti avrei risposto Amnesia The Dark Descent, il primo. Ma ultimamente ti rispondo Outlast è stato l'horror che ufficialmente mi ha spaventato di più, perché mi ha spaventato tantissimo. E come ho detto nelle news, ragazzi, tra poco sta per uscire un DLC di Outlast con una nuova storia, un nuovo personaggio principale. Non ho saputo di più. E andrò a farla sicuramente, perché Outlast è stato il gioco horror che mi ha spaventato di più in assoluto. Quindi farò assolutamente il DLC, aspettatevelo. Flavio Antonietti, Favi risponde. Favi, fai una scenetta imitando il padrino insultando Cat Mario. Di ciò, ma come ci sei finito? Devi portare rispetto. Ma lo vedi che vita di merda che stai facendo, nel vero senso della parola? Ti conviene rispettarlo o non rispettarlo, la famiglia? Ah, tiriamo lo sciacquone. Vabbè, ragazzi, direi di concludere qui il vlog, perché se non l'avesse notato ho un po' di roba da mettere a posto, perché mi avete fatto tirare fuori 250 miliardi di magliette. Comunque, ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito lasciate un commento, mi piace. Anche la pagina di Facebook, come in ogni video, trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci rivediamo. Dove cazzo è il telecomando? Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video. Bene, ragazzi. Okay, good.